È pazzesco. È pazzesco, sei multe tutte in tranasciunnata mi hanno fatto. Ma dico io, ma se mi aspettavano a mia. Guarda, vedi, guarda. Non è possibile. Almeno me l'hanno fatta manco in 13 anni sei multe. Tutte entrano un giorno. Questa tu me l'hanno fatta. Specchiamigiano. Gino. Ehi. Specchiamigiano. Gino. Ehi, Specchiamigiano. Cazzo, questa la cangiara. Migiano specchia. Porco cane. Gino. Ehi. Gino. Non fare credo, che ha deciso il guagnone. Se no conti è meglio, non c'è bisogno, gridi. E c'è sta così. Lasciami perdere, città, lascia. Zitto, faccia la voce, faccia, dici il guagnone. Senti, lassame perdere, non è aria, non è aria, hai capito? Non è aria, sei multe vanno fatto, e tutti tra la stessa giornata, sei multe, dei 500 euro l'una, dei 500 euro l'una. Sei multe! Cazzo gridi, lovagnone! Sei multe, dei 500 euro l'una, manco i soldi per l'ossigeno tengo, lassame stare. Guarda, sto mese non te sonnare niente, non te sonnare niente, città, città, 3.000 euro, 3.000 euro, capisci io, 3.000 euro. Sciancata. Sciancata. Fiacca. No, no, non dire che stai fiacca, la sapere, non è manco solo per le medicine. 3.000 euro. Quindi. Ma tu te l'hanno fatto, queste multe? Specchiamigiano, 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 migiano specchia, migiano specchia, migiano specchia. E ti c'è facile sulla strada Migiano specchia? Yo fooding sta facendo. Fooding? Forse ci ha troppo veloce. Faccio io, c'è facile, eh. Ma va bene, va bene, stiamo stare. Piuttosto. L'ha cangiato il bagnone? Perché qui va di non te va più buono? Lupanno! Lupanno li ha cangiato, sì o no? Spiega le linee, ha cangiato Lupanno al Lupagnolo. E tu ce la cangi un bagnolo, vieni da strada, insomma. Ma ne l'altro! Zitto, zitto, quelli italiani, come dici Lupagnone? Ma ne l'altro! Oh! Ci sta a fare, signora? Sta credo chiaro, no? Come dice tu bagnone. Ma signoria, un ladro o uno scarafaggio, sì. Sì, ma va in alto! Ecco, lo sapia io. Certo. Lo sapia. Certo. T'hai riscordato un tornaco, chiudi la porta no, a chiave. No, tu t'hai riscordato, chiudi la porta. No, non cominciamo, non cominciamo la stessa canzone ogni giorno. Allora. Sì, no, allora, si tiega la pianterra e si tiega tocca chiudi le porte. Si tiega tocca le chiudi, tieni sto compito ogni sera, chiudi tutto. Tie ogni giorno con la pianterra, ogni giorno lasci le porte aperte, quindi tie si guida la tocca chiudi. Nulla chiusa, perché te riscordi sempre, perché tie non pensi mai, non allora, pensi mai. Allora, le cose che faccio io non mi riscordo mai, è chiaro. Richiusa, quello non era già sotto, no, guarda, vieni qua un attimo, perché sennò io stasera ho qui sta giù di cale, sepere per favore, sepere, caccia sto talorno, denanti, e tu sei trasuda, la porta o la finestra? La finestra. Hai visto? No, ti ha visto, manco la finestra chiuso, capito? Tutto aperto, me lassi. Con le finestre muove. Sì. Sei, ma entra sta casa non tu, io la giù fare. Sì, a chiudere le porte e le finestre, se no io non te sia, da giudizio. Comunque io la finestra mi ricordo che la giù chiusa, va bene? La finestra sì, sia chiusa. Allora, no, a qua stia Iddo. Mamma, guarda, no, veramente, scusa, sennò caccia sto talorno, per favore. La finestra stia aperta o stia chiusa? Aperta. Ma scusate, mo non per uno e manco per l'altro. Ci lasciate finestre aperte tra sono i raggi. La stessa cosa le dico io, non mi sento. Non nemmo presentati ancora. Io sono Salvatore o rapinatore, signoria mi senti? Lo padrone di casa. Ha già capito come ti chiami? Ah, Luigi per gli amici Gino. E la signora? Giuseppina per gli amici Pina. Giuseppina. Rispondi allo telefono e mi raccomando, buttaccia a dire. Le mani le posso baciare? Basciale. Pronto? Urmina.
Sì, sì, sì. A chi devo l'una? A mia. Indica non ci so, indica non ci so. No, no, non c'è, non l'abbiamo visto passare oggi. Non è venuto oggi proprio, eh? No, lo dice pure la Pina. No, non è... Dice che l'hanno messo trasì dalla finestra. E non la chiude. E passa, voglio credere, eh? Sì. Pronto. Ha giudito tante fiate. Non mi chiamare, quando fatico. Sì. Muglierma, muglierma. Sì, non mi riscordo. Come ti ha giudito? Non mi ha mai disegnato, poi, non mi riscordo. Sì, da sei. Da sei a te, sì, che devi sistemare la festa. Se non gridare, non gridare, che dice di un signore. Sì, signora, sai. Lo faccio io, va bene. E non mi chiamare qui, eh. Ciao, ciao, è una cosa del mare. Vabbè, dai. Mani in alto! Mo si è scappato, pezza. Gino, per favore, non essere impulsivo, eh. Tu cinta, ma chiudi porte e finestre. La signora ha ragione, Tia mia non mi può sparare. Come sarebbe a dire? Tu trasintra a casa mia, io non ti posso sparare. Tu dici la legge. Quale legge? Legge, no, legge, legge. Io faccio parte della categoria ladri. Io faccio parte della categoria patroni. E allora? Lui si mututerà da legge, voi no. È categoria protetta, Guido. No, come sarebbe a dire? No, non mi convince. Allora, prima di ogni cosa, lo tengo porto d'armi? Lo tengo. Pina, è vero che lo tengo, lo porto d'armi? Sì, lo tengo. Ma sarà che si è riscordato quello rinnova? Hai 4 mesi che sta lì, dico, va, ha rinnovato, porto d'armi, ha rinnovato, va, rinnova, niente, non mi sente, non pensa, sempre così face. Ma chi ci vai, con mio o con quello? No, perché ci notte io porto danni e me spari, passi qua i tuoi, perché? Tu mo stai entra a casa mia, tecnicamente la pistola è mia, io devo sparare. E allora c'è tua pistola, usai che tocca te smontata e chiusa dentro l'armadio. È vero. No, perché ti sei venuto con l'armadio e la devi smontare? Allora, noi simulati, la potremmo usare come un limo. Guarda, guarda che sta... E ti dico pure una cosa di chiù, sta scritto il suo codice penale, come sì. Ma già studiato. Allora, ti mi puoi sparare a me, dopo che io ti ho sparato a te. E dopo che sei morto, mi puoi castimare i morti, piccola piccola. Di me io li togli. E di voi? Gino, sentilo che qui tu sape, che è dello mestiere. Non mi potete permettere voi patroni con le sparate la gente. Ma sta scherzando? Che leggere qui sta, scusa. La legge italiana. Ah, beh, allora. E ci ha temuto tempo in mano una pistola, un fuoco, un casa di arriva. Gino. Ma pure i casi lo fate vinni. Sentilo. Allora, ti senti alleggerito voi? Sì, mamma mia, meno male. E allora, date i miei sorti. Ciao. Sì. Veramente si è arrivato tardo, che ne hanno rapinati già. No, è impossibile. I colleghi miei sappiano che era a fare io sta casa, come? La tenia segnata io, c'è come? Magari erano stati lì colleghi tuoi. E allora? Multe, 3.000 euro di multe sto mese. Hanno settato da gatto. A sa perdere. Non c'è trippa. Quindi siga sul ladri. A te sarà che state cercando. Sì, non ma sa. Ma c'è amico tuo? Fanno entrare, sa, non si vive una cosa. No, signora, lo pago. No, fuori, no, 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 signora, no. Senti, mia, lo pago questa da fuori, vedo il dipendente mio che mi ha fatto dei palo. No. Come lo dipendente tuo? Dipendente di Rini. Ma cazzo come? Allora, non può lo sindacato. No. Lo sindacato? C'è faticati al nero? No, al buio. E qui ci stati con la CGL Cisle Will? No, con la Silbra. Silbra? C'è già sta Silbra? Sindacato italiano, ladri, banditi, rapinatori e assassini. No, tocca stai scritto da signora, come? Tocca stai tutto a posto. Sì, tutto a regola. Fatichi oggi. Sì, ti nutte tutte le carte a regola, non fatichi. Sì, vieni a finanza pure. Tu mi hanno venuto a greppe, vedi, tocca stai scritto di altro. cazzo! No, ha ragione, è vero. Senti... Salvatore, una domanda, scusa, sai, se ti importuno, ma voglio ti chiedere una cosa. Sì. Hai visto che senti un cristiano lavoratore, onesto e soprattutto competente? Beh, dopo tanti anni che fa il suo lato, signora. Si vede. Senti, non è che per caso, no, per caso, tenevi un posto per lo gino mio, che hai un anno che stai senza fatica, no? Oh, c'è sta dici, ma c'è sta dici. Ma allora, lascia mi portare pure un carcere oggi. O meglio, era io. Se avanzerà da me viene mia, allora stavo a casa. Allora. Ah sì. Hai
non è facile baciarsi in carcere. Ecco, lì raccomandazioni grosse, come hai detto. No, tu Cristiano. E magari dopo corrompi pure i giudici. Allora, si te la fortuna a signora, ti faccio il nanno dei villeggiatori. Aggiuntiso che sei sta buoni, dai. Sta attento, ma niente, niente da fare. No, niente. Gino, hai sentito? Gino, fai un pensierino! Pina, fai una puntatina, una capatina, ma ci sta a dire? Fatemi via, a posto mio. Ma Marco, che fai? Lascia perdere, no. Non è per me, non sono fatto per le cose io. Ah, sa gustare io. Mena, Salvatore, per favore. Portatelo con te. Signora, mi sta mugare chi? Vengo per grazia e ho giustizia qui. No, meno. Pollo, per l'anima della mamma tua. La mamma mia è viva ancora. Meno male. E qui datelo papà tu? Puro papà mio è vivo. E fallo per l'anima degli morti tuoi. Allora, datemi la pelliccia, i gioielli, i quadri, i sordi, e posate. Poi mi servono i piatti, una saliera, sotto bicchieri da sei e le coppette per la Macedonia. Oh, mannaggia! Le coppette per la Macedonia non saccio se le tengo. Però, tengo, guarda, sto splendido servizio di piatti in pura porcellana, tutto decorato a mano. Questo può essere da 8 e da 12. Non saccio, signora. E a questo possiamo abbinare, attenzione, questi splendidi bicchieri resistentissimi. Acciaio, signora. Sì, purissimo. Anche questi da 8 e da 12. E attenzione, signori, solo per oggi, alle prime 10 telefonate, diamo insieme a questo splendido servizio di portata anche queste meravigliose coppette tutte intarsiate a mano. Guardate che meraviglia, signori. Guarda, a noi negozio costa veramente un occhio, ma voi, signori, solo alle prime 10 telefonate lo regaliamo e in più vi diamo una fantastica crema lifting viso, collo, contorno, occhi e décolleté a carta. Vanna Marchi, che cazzo dici? Cavoli punti da adesso la vinti. Signora, le coppette su dei quattro, a me dei sei mi servono. Comunione? No, cresimo. Allora ti servono pure i bicchieri per lo spumante? No? Ma io mi servono dei sei, chi la sente se no mi chiama? Ma tipo dei sei e dei sei hanno già senso. Senti, ma mi rubo di andare a casa, signora? No, non esiste simpatico, te le regalo. Te li regaliamo, no, dai! No, aspetta. Regalato non posso pigliare niente, signora. Sono 20 anni che faccio l'altro e tengo la dignità di difendere. Ha ragione. E come facciamo? E allora facciamo così, io e moglie la maneggiamo e tu ne rubi. Andiamo? Vai. Pronti? Sì, via! Ma così non vale, però no, non mi piace, no. No, vabbè, signora, ma dammi siti simpatici, va una da casa e me rubo, critica. No. E a qua mi oppongo io. Come? Va a rubi una da casa? E poi grai le vicine hanno dire che ha trovato con rubi a casa loro e a casa mia niente. No, questione di principio, una cosa te la pigliare, un essere qua se non sei più una cosa. Guarda, l'unica fiala che sono d'accordo con moglie, ma una cosa te la rubare. No, si è venuto e una cosa te la rubare. Non è che volevi che rubi le multe meno? No, effetti personali non ne pio io. Che sfida. Hai ragione, me. Allora, sul ciassuto ormai, pure quando ho perduto la faccia, non si collega di me. Giusto. Una cosa, ma giusto. Senti, mi siete simpatici. Grazie. Una cosa che non usi più, una cosa che non ti serve, non la devi. Una cosa che non mi serve. Una cosa che non uso più. Mi dai guida e stiamo a posto. Ci saccio, ma sta mi viva sprovvista. No, pensa, tutto il tempo te ne. Una cosa che non mi serve. Una cosa che non uso più. E sta pensa pure, sai? Dici che non penso mai? Salvatore, fanne una cosa. Ruba da mie! A mie non me usa più! Te ne vita! Andiamone! Ebbene, a cambiare me la giù cacciata davanti, sì! Andiamone! Grazie, sì, ho capito qui, sì. Grazie.
detto Pesciù. Ha già spicciato. Ha già spicciato. Ci mettete compagnia poi la sera qui. Ci mettete compagnia. Si è nasciuto. Ma come è morto? Ma come ha potuto essere con mare? No. Pedro mio. Pedro, Ciccio. Ciccio mio. Ciccio. Che cane speciale era. C'era Pedro quando mi vedete lontano se partiva e mi liccava tutta. C'era Pedro. Ma sono venuta qua e ho stufito che non c'ho fare una cappella, che c'ho un calavita e dice Ciccio, mi la cappella di Ciccio. Un castello gli chiesto. E ci mi viene fatta, meglio dire pure una messa, perché sono meritavo Ciccio mio. E mettere tutti i documenti a posto, sì. Ecco non fa di che ci vedi in questo ufficio. E se viene Don Antonio fate l'entrata, sì. Sì, ho un appuntamento con lui. Sì, per la questione del cimitero, sì. Mamma mia. Buongiorno signora. Buongiorno. Mi scusi, ma qua c'è tanto da lavorare ogni giorno, quindi. E lei che appartiene qua? Eh? Lei appartiene qua? Non ho capito, signora. Lei appartiene qua o è un cliente come me? Signora, io lavoro qui, sono il funzionario addetto dell'ufficio, sì. Ah, allora funzioni. Certo che funziona. Signora, ma che cosa mi sta facendo dire? Allora, deve parlare meco? Eh? Lei deve parlare meco? E che ne so co? Deve parlare con me? Sì. Oh, allora signora, un attimo soltanto, do un'occhiata a queste carte e poi la servo subito, ok? Allora, vediamo un attimo. Allora. Questo ho fatto, sì, questo l'ho sistemato. Sì, direi che siamo a posto. Allora signora, mi dica. Allora io sono arrivata, sì. E giù c'era una persona, gli dico. Aspetta, ma che dire che sei stato e sarò qua? Non ho capito, signora. Sono arrivata. Sì. E giù c'era una persona. Ma lo cazzo sta facendo? Ma che dire, ragazzi? Ma sempre con il pettatore, per signora è straniera? No, dell'Italia sono. E allora signora non la capisco, per favore può ripetere? Sì. Sono arrivata! E fin qua abbiamo capito. Ecco. E giù una persona. Questo non la capisco. Si sente fare che ti mette sotto. Ma ci casti la statici? Ma la mia arabba sono! Quasi! Giù c'era una persona! L'usciere! No! Come no? No! L'entriere! Perché entravo! Se uscivo era l'usciere! L'usciere! Ho capito signora! Vabbè, mi dice anche cosa possa esserle utile? L'ha già perso! Ah, visto signora? Ha sbagliato ufficio. L'ufficio Getti Smarriti è dall'altra parte del comune. No, l'ho perso per sempre. Ah, signora, allora deve andare in questura e chiamare il 113. No, ne non vedi come sono vestita. Guarda, sei vissuto. Ma l'ha stata sola, non ti chiudi. Mi scusi allora, mi scusi. Se ne va? No, volevo porgerle le mie condoglianze. Sa signora, noi che sempre chiusi qua dentro perdiamo anche la condizione del tempo. Ha ragione, sì, ha ragione. Cosa raccontate le vite di cappello, signorino? Ma tu lo fatta già? Signora, ma che cosa sta dicendo, mi scusi? Muoci da faccia, da faccia comita, eh? Signora, smettiamola con queste cose. Allora, lei è venuta qui per la cappella del De Cuius. Dico, lei è venuta qui per la cappella del De Cuius. Non mi ricordo. Che cosa? Se ce l'aveva. Se ce l'aveva cosa? La tumulus. Signora, nel senso che dobbiamo tumulare. Ah? Dobbiamo tumulare. No, lo voglio placare. Signora, che quello significa? Ah, però prima.
mamma mi porta i documenti, sì, ma dobbiamo soltanto compilare un piccolo questionario. Bene. Mamma mia, no! Fanni, Fanni! Che cosa? Oddio, dalle quale? A chi? Ma come Fanni, come sta facendo? No, sempre sta l'ufficio! Dalle quale a chi? Guarda, mi crede, mi crede! Mensura prima amore, così facendo, come sta facendo? Signora, allora, scusi, lei adesso mi vede uguale perché è addolorata. Non ho capito. Lei è addolorata. No, no, fedele all'Immacolata. Signora, nel senso che lei è piena di dolore. Ma qua io tengo qua qua. Mamma, il nostro sacro, mi sento una cosa. Va bene, signora, come si chiamava il De Cuglius? Ciccio. Ciccio. Ah, Francesco. No, no, Ciccio. Diminutivo di Francesco. No, ne batti sciato Ciccio proprio. Va bene, ho capito, Ciccio. Sì. Di cognome? Eh? Di cognome? Ma io non ho pensato mai a un cognome. Cioè, signora Caruscini, no? E metti allora tedesco. Tedesco, Ciccio tedesco. Sì. Vabbè, professione? In pratica facevo pastore io. Ciccio tedesco o pastore? Sì, un pastore tedesco, come vuoi. Vabbè, quanto era alto, signora? Alto? Normale, una cosa tanto. Così, te vedo che ero piccolo che ho sceso, non so. Ah, capisco, capisco. Discopatia, no, signora. No, no, mamma, se si sta tutta la razza sua era così, ma sta vabbè. Forma, sta forma. Vabbè, ho capito, lasciamo perdere, signora. Quando è morto l'ha vestito? No, no, no. Perché? Come no? No, perché quando era vivo vestito. Ah, no? Mi ero fatto un cappottino così per un anno, ma niente di più. Cioè, andava in giro nudo e nessuno diceva niente. Te le scampagnate in mezzo di un parco nudo come l'ero fatto mamma, le amiche miei erano amate. Ah, sì? Oh, lo accarezzavano sempre. Cioè, mi scusi, le sue amiche lo accarezzavano nudo e lei non diceva niente? E che sono contenta io, come? Ah, pure? No, ci stai di... Vabbè, signora, come la vuole questa cappella? Beh. La voglio per come era abituato lui. Mm. Non voglio che non rimane assoso. Cucciolo qualche cosa che non mi piace e commuore. Pareggio, no? Tre camere da letto e un bagno. Signora, mi sembra un po' un'esagerazione. E lei non si preoccupa. Pago io, i soldi li caccio io e non si preoccupa. Vedi là. Vabbè, signora, all'ingresso che cosa ci vuole? Un prato. Un prato? Era amato tuo prato. Si faceva tante camminate sul suo prato, tante cacate. Signora, ho capito, il prato. Vabbè. Oh. E in questo prato che ci mettiamo? In che senso? Non so, già che ci siamo, che so, ci mettiamo un albero. Un albero? Un albero, un albero. Sì. E una macchina? Una macchina. Una macchina pure che non cammina. Era amato di rote. E rote? Quando vi di rote, nel nome, ci combinava. Vabbè, signora. Quanto tempo avete vissuto insieme? Schiaccia, schiaccia. 14 anni. 14 anni? Sì, meno no. Vabbè, e avete avuto figli? Sì, 8. Oh. 14 anni e 8 figli? Mi dico, ma hanno dati? Come che li hanno dati? E dice, uno l'ha fatti 6, poi con la belga l'ha fatti 11. Con la maremmana 8, ma dai, era un animale. Con vedo, vedo, signora. Ma non l'ho mantenuto. Vedo, vedo, signora. Immagino, dico, quanta gente al funerale con 8 figli. No, non sono venuti. Stanno sistemati a casa loro, no? Guarda, belli posti, eh? Ah, sì? Sì, sì. Ne tiene 4 che sono poliziotti. Sì. 2 stanno alla scientifica e 2 compagni nei ciechi. Non seguono. Ho capito, ho capito. Vabbè, signora, quindi tutti sistemati. Sì, sì. Vabbè, e rapporti con questi figli di questi no, anni? No, perché non li vedo. Che poi li ho dati quando erano piccoli, no? Che li ha dati quando erano piccoli? Sì, sì. Ma che famiglia strana. Vabbè, signora, allora mi porta tutti i documenti e facciamo il tutto, va bene? Li tengo qua, no? Ce l'ha dati quando eri vicino. Ah, signora, li tiene qua i documenti? Sì, sì. Ah. Senta, tessera sanitaria, avevo capito di prima, scaduta, fa che niente. Signora, guardi, mi può portare anche domani, non è che è urgente, no, tanto. Senti, vuoi un cioccolatino che te faccio occa? Signora, se proprio insiste senti, che... Prima mi scate, non sei che tanto tempo di quanto. Ah, vabbè. Io non lo stupigliavo mai di terra così. Vabbè, signora, è incartato, che c'è? No, no, l'era mai stato io diversamente. Come l'hai mai stato? Sì, cominciò a sua mano, io con lo muso, di mamma stupigliava, c'era bene. Urmine, signora, che i cani fanno così, no? Appunto.
facciamo appunto, signora? Ma tu cane mio, sta appunto io! Tu cane? Ci aveva fatto perdere tutto il tuo tempo per lui, cane! E allora lei ci sta accompagnando tuo marito, può morire io! Signora, no, cioccolatina, vi ce ne vai, per favore, no, cane, tale e quale, a chi, signora, vi ci sparisci, ne qua innanti, per favore. Ma guarda che smardupato. Ma bene, dimmi quanto mi fai perdere tutto questo tempo, per un cane. Mi ci te ne vai, signora, per favore, vedi. Giovanni. Perché tu prima Giovanni. Cosa mi fai sentire? Inveisci contro una donna in maniera virulenta ed ineducata. No, guarda. Giovanni, pentiti. Don Antonio, mi deve scusare, siccome è venuto per il marito che è un cane. Giovanni! Cioè, no, no, il cane che è il marito, cioè, insomma, è venuta per un cane, non sa, so, vedi, ci regole. Giovanni, ricorda che il Signore perdona solo chi si pente, chi si redime. E tu, redimiti. Testa qua. È un buon cristiano, ma ogni tanto si lascia andare. E con mia sorella. Lo perdoni, sorella. Non sa quel che fa. Non so. Padre, senti. Prego, allora, mi spiego io, parlo io che so spiegarmi meglio. Parli. Ieri ha giù perso un cane, padre. E io ero molto affezionato a questo cane. Solo si è acceso allora, perché? Beh, questo mi sembra normale, sorella. Ed ero venuta qui, a questo ufficio, perché volevo costruirmi la cappella. E questo mi sembra un po' meno normale, sorella. Ah, finalmente qualche uno che mi dà ragione. Però, Giovanni, per la signora, possiamo anche fare uno sforzo, no? Giovanni, per la signora c'è cosa? Giovanni, cosa dice il signore? Aiutati, che Dio t'aiuta. Tocca appena giù fare io. E dimmi che mi dici. Sorella. Padre, prego. Siccome lei è tanto gentile e tanto bravo, avevo pensato pure se gli potevo dire una messa al cane. Una messa al cane? Signora, ma che sta dicendo? Una messa al cane? Questa è blasfemia, non se ne parla neanche. Allora, ma padre, io ho il mio cane. No, signora. Non glielo permetto né di dirlo né di pensarlo. Queste cose non si fanno. Ma Don Antonio, per la signora, eh? Tu zitto e pentiti. Atto di penitenza. Signora, la sua richiesta è veramente inaudita. Non si fanno queste cose. Lo sapevo che era una cosa insolita. È una cosa impossibile. E perciò avevo pensato di dare alla chiesa 30.000 euro, ma se lei non li vuole... No, signora, scusa, 30.000 scusa. 30.000 euro? Signora, vieni qua, no. E quanto ha detto non ha giocato? 30.000 euro! Però, signorina, non mi ha detto che lo cane era cattolico. Cattolicissimo! Allora, andiamo. Giovanni. Si freddo, amore. Se mi piace, amore, mamma mia. C'è bello taglio che ti ha fatto dei capelli oggi. Sì, però, mo vedi che ti aggiungo uscire la sorpresa, dai. Ma ci mi piace, quando sei così misteriosa, ci mi piace. Dai, chiudi gli occhi, sai? Sì. Chiudi gli occhi. Sì, meglio gli occhi. Piano, eh? Vieni. Ma ci sono curioso, ci sono curioso. Piano. Fermati. Sì. Guarda! E c'è da guardare, scusa. Come c'è guardare? Guarda buono, no? Taule, ci sta giù guardare. Come taule? Così riduttivo, taule? E ci sono le cose. Ha giocattato l'armadio Ikea! E questa è la sorpresa! Ecco, rovini sempre tutto. Guarda, smonti sempre tutto l'entusiasmo. Non c'è. Come, io ti faccio un regalo e ti mi tratti così? Mamma mia, c'è si fiacco. Non c'entra, che mi pensavo che la sorpresa era andata io. Ah, sempre una parte pensi. Mamma mia, non ti stappo mai niente di quello che faccio. Pure 4 mesi in reto, quando ti ho regalato la scarpiera, eh? Ha fatto la stessa cosa, ancora con la monti. No, Beda, non colpo io, dai. No, perché sulla scatola c'è scritto, si monta da sola. Io passo, la guardo e sta sempre così, a destra è difettosa, perciò mi dico. Non è vero.
Io faccio così perché non mi ami più io. Non è vero che non te sì. ami. E lo sai che io per te faccio pazzia. Insomma. E non sta a guardare giovedì, sai. Non sa permettere tutte guarda giovedì perché si me ne accorgo che state punta e state guarda qualche uno. Lo sventro come un capetto così. Mamma mia, sì, lo saccio come senti. Però comunque, fatelo dire, sta gelosia a te te rovina. Non ti preoccupare, non ne faccio niente. Non sta a guardare giovedì. Allora mi ami? Certo che ti amo. Dimostramelo. Come? Monta l'armadio. Ma io non so dell'arte, non so falegname, voglio montare l'armadio. Ma poi perché cazzo catti queste cose tutte di ieri qua? Ah? Non è che le conosci qualcheduno, dai, no? Non è che vai sempre a te perché le viti con qualcheduno, conta sei. Conta che divento un animale, conta! None! Non conosco nessuno all'IKEA, va dai, perché i mobili costano di meno, no? È logico, tocca a te monti solo. Vabbè, ha già capito tutto. Chiamalo falegname. Non ti permettere. Con faccia qualche masco non c'ho sta casa che io mi conosco, così è meglio quello. Un monto io l'armadio. Ecco. Bravo, così mi piaci. C'è bello, vedi come ti diverti. Guarda, è divertentissimo montare mobili dell'IKEA. Dimmi grazie. Sì, per certo. Come non si tiene quello che dice che lo sabato e la domenica non tieni mai niente da fare? Mo ti ho già trovato una cosa più facile. Grazie, ci sei gentile. Ti sì, casacchi, le muffa. Vabbè, allora, aspetta un attimo, Ti aiuto subito. È facilissimo. Questo è il foglietto illustrativo. Poche nozioni, semplicissimo, guarda, te spiega tutto. Allora, io adesso te lo lascio, vado di là in cucina e ti intanto muta l'armadio. Vanni. Ciao amore, ciao, vado di là. Speranza Dio che sgarra tutto i chiavi. Ci hai detto? Che ti ho dato un'idea. Ah sì? E quale? Muto l'armadio, no? Bravo, appunto. Se mi vuoi stare già, sai? Vanni, sì. Buon lavoro. Cazzo dice questo? Prendere l'anta curli e incastrarla nel foro Kirli. No, ma che cazzo dice qua? Gesù che... Oh! Amore! Eh? Amore! Tutto a posto? È tutto a posto, che cazzo di lingua è qua? No, svedese, come? Svedese. No, non sai chi è svedese. E ci sa che chi è svedese? Non ti sanno che è svedese. Lo conosco di tutti, svedese ormai. E ci capisco io qua. Ma ne bicio qua, fa ne bicio. Mamma, c'è signorante però. Allora, dimmi, c'è scritto? Ah, guarda, pure in svedese, oltre che in italiano. Snaghera namoron di resta gurli, gerd madar di bosti renta kirli. Montare, inserire l'antacurli nel foro Kirli, dice. Ah, meno male che l'ha detto io. Ma facile... spiegato proprio dare quale. No. Ah, ma ti fai sempre tutto facile. Va bene, ma lo sapevo io, non ti stavo a fare niente. Lo monto io, vai. Va bene, io sto sempre di dai. Mi raccomando, sai, montalo buono. Ah. Allora, il campo qua. Curli e Kirli qua, vabbè. Prendere lo scrum visor e avvitare le scrupola all'anta pruta. Ma ci dite? Mo che stai dai, che non mi sente. Chiamo a dare un servizio che ha bisogno di mi aiutare, fisco un numero giù qua. Allora. Amore, tutto a posto? Sì, fammi ciò che fare. Buongiorno, grazie per aver chiamato IKEA Italia. Va bene, signora, allora, no, signora? Se volete chiarimenti, premere il tasto 12. Non ho capito, signora. Se volete l'ufficio amministrazione, premere il tasto 14. Parlate bene, signora. Se volete parlare con un operatore,
quello, i sì. I nostri uffici sono aperti dalle ore Krisnia alle ore Ursia. Il servizio automatico è attivo sempre. Ciucofira su Ciucofira. Signora, ma che dite? Non vi capisco! Che dite? Adesso, dire il nome del mobile da montare. Ah, sì. È bruta. Ha detto brutta? Bruta, bruta! Qua c'è scritto. Ha detto frutta? Ui, ditemi il suo nome, ui! Bruta, dice, pazzuto! Non si capisce, signore. Lei è un po' strano. Si deve far capire. Pazzo contate oriundo che vengano pure. Svedese, signore. Ah, mi senti allora con voi, mi senti? Il tempo a sua disposizione è terminato. Per non perdere la priorità acquisita, rimanga in attesa. Lei è solo il numero 1472. Ne vaffanculo, ma molto solo, me. Ma molto solo, non ci bisogno di giudici. Allora, ticcam, numero uno. Prendere la base dell'armadio gnocolo. A gestare questo. Vicio qua. Allora. Mamma, che croce matata oggi! Che croce matata! Due, prendere l'anta pruta SX. Qui sta capisco, sinistra. Vabbè. Allora, vediamo qua. Pruta è brutta qua. È brutta e brutta davvero. E vengono fuori una idia e tutti gli altri. Vedi su qua. Cioè, prendere l'anta pruta DX. Chi è qua il DX? A testa sarà. Vediamo. Ma poi, che cazzo ci fate tutti sti armati? Sta minchia casa di armati. Io sono qua. Quattro. Prendere non gnagnono. Non gnagnano al nonno niente. Ma che cazzo? Una cosa lunga qua, dicio. Vista qua, dite. Ai. Croce di Santo Vito. Come? Ma è tanto bello prima che mi fitava. Ah, eccolo. Isso. Ecco, sarà che la giomma stura. Isso. Pare taritto. Sei. Prendere un'altra gnognera. Con la... La cosa lunga quella. Mamma, mamma, ne vengono fuori le dita. Ma sta fiata, guarda, sta fiata faccio vita io. Faccio bagauta, ci metto dentro l'armadio in tua casa. Faccio bagauta. Vicio qua. Allora, l'ho già montato. Ma, Gesù Cristo mio. Mamma, sta metto la rabo. Sta metto la rabo. Tocca a me, no. Tocca a me, vado più una birra allo barra, mentre fisco il cervello. Maledetta idea che ha. Amore, ha spicciato? Non state sento più io. Adesso tu. Non c'è più io. No, l'ha montato? C'è brutto st'armadio. Ma non è come l'ha visto in un negozio. Ma ci ha combinato? Ma torto, come non sa ciò c'è te in questo armadio? Ma è stabile meno? Io su qua, io... Oddio! Oddio, mamma mia! Fuori dell'armadio! Guardi quando passo seno! Mamma! Muga non c'è! Stacchiamo servizio Ikea! Mamma mia! Come mandano qualche tono! Oddio, oddio! Oddio! Ci lo sente, se no. Pronto, buongiorno, servizio Ikea. Sì. Sono Gunnar Larsson, mi dica signora. Gunnar Larsson, non è giocatore svedese? Per arrotondare faccio anche questo, il centralinista. No, visto?
Senta, deve venire qualcuno perché l'armadio è rotto. Non si preoccupi, signora, le faremo arrivare un tecnico a casa. Mi dice l'indirizzo? Sì, via stazione numero 100. Va bene, arriverà subito. Grazie. Formine immediato proprio. Da? C'è su bravi a sti chiedi. Facete impresso calendario ai lavo fatica. A un lavoro. Vai. Signora mia, che state fando? Che succedeva? Scusi, io stavo aspettando il tecnico dell'IKEA. Eccolo qua. E voi svedese siete? A decidi che no. Signora, Nunziato Ibrahimovic, 100% svedese di Reggio Calabria. Nice. Sì, allora. Sì. Per favore mi deve aiutare. Allora, io stavo guardando l'armadio, tutto a un tratto è passato il treno, ha cominciato a tremare, sembrava che si rompesse, guardi, veramente. Signora, potete parlare svedese, che io l'italiano non tanto lo capisco. Ah, sì, lo conosco bene lo svedese, allora. Gnagni cogna gna magna e gnammi gnognogni, gnignegni, minchia, mignini, e mignagno. Ho capisci, signora, allora non si preoccupi, non si preoccupi. Noi oggi dell'IKEA abbiamo soluzione per tutti i problemi. Veramente? Sì, e decidi che no, signora. Allora, qua vi devo fare una domanda. Ma voi, l'anta curli, l'avete incasciata dentro il foro curli? Che così ho detto mio marito, è tanto chiaro il libretto delle istruzioni. C'è scritto, incastrare l'anta curli e foro curli. Ma non capisce, non capisce. E le scruva, le avete abitate con lo scruvmeister? E non lo so chi ha fatto. E la base gnagnagnogna l'avete, è perché no, se no si entra in malo modo. È vero, la gnagnagnogna è importante. Signora ma mia, Ma qui non capisce. Vedi, vabbè, che puoi fare, signora mia, favore. Non avete preoccupare, perché sì. Qua io ho già capito il problema. A casa sono i pedicelli, i che cazzo? Pedicelli, no, i tasselli. Perché i tasselli sono piccolini, signora, ma sono importanti. Ah, quindi dici che sono i tasselli. Sì, i tasselli, vabbè. I che cazzo? Ma state tranquillizzata, adesso va giusto tutto io. Grazie. Non mi avete preoccupare. A voi. Grazie, signora, me lo potete tenere. Sì, grazie. Come no, certo, glielo passo poi quando vi serve, no? Allora, calabrisella mia, calabrisella mia, calabrisella mia, facemmo amore. E lei mi ha dato questo. Lallero, lallero, lalla, a calabrisella di qua se devo. Signora, abbiamo risolto. Ma io questa canzone la conosco. Conoscete l'inno nazionale svedese? No, perché quello l'inno nazionale svedese è? Dice che no, signora. Ah, sì? Ecco dove l'ho sentito, la televisione. Sì, sì. Ecco, signora, la partita. Avevo risolto? Grazie. Ha già fatto? Adesso ancora. Certo. Voglio dire. No, che bravo. Signora, non esistono più le artigiane di una volta. Lo so. Signora, Nunziato Ibrahimovic vi saluta e vi augura dentro al culo per tutta la giornata. Non ho capito. Ah, mi scusi, ogni tanto parlo svedese scelto. Allora in Svezia, quando uno vuole augurare una buona giornata, si dice addentro al culo per tutta la giornata. Ah, allora addentro al culo per tutta la giornata pure a voi. Eh no, signora, quello lo può dire solo chi è svedese, un 100%. E io che devo rispondere? Con tanto piacere. E carne. Va bene, signora. Vi saluto, non vi preoccupate, l'armadio mo una bomba. Devo qualcosa? No, signora, come dice un proverbio di Cosenza in provincia di Stoccolma, dovere e potere. Grazie. Signora, non vi avete preoccupare, state tranquillizzate. Grazie, adesso funziona. Minchia, una bomba, vai. Grazie. Signora, vi saluto. Grazie mille, Ibrahimovic. C'è bello, finalmente funziona. Mamma, c'è bello star armadio, mamma mia. Che succedeva, signora? Sembrava un terremoto! Un terremoto? Sì. Allora qua passò un regionale Catanzaro-Stoccolma. E che dobbiamo fare? Ma non dovete preoccupare, signora. Io so qual è il problema. Ah, sì? Quelli sono i pedicelli. Pedicelli? I pedicelli, i che cazzo. E tu che cazzo è? I che cazzo. Sì. Signora, ma non dovete preoccupare. Ma che cazzo d'armadio oggi pigliamo? No!
Come, signora mia, signora... No, dico la marca! Ma lo sanno tutti che gli armadi dell'IKEA, tu te li porti smontati a casa, li monti e diventano una nave a vela. Ah, un sì, problema sì, è quando la devi far uscire. La devi esatto, smontare di nuovo, hai capito? Ma quindi non vi preoccupate, pedicelli, pedicelli, signora, i pedicelli sono quelli. Signora, però vi dovete spostare, eh? Sì. È un poco pericoloso. No, 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 ma lo potete tenere? Grazie. Sì. Metto qua? Sì, anzi, scusate signore, un po' chi sta a parte, qua? Così, ecco, adesso mettetevi così per favore, ecco, grazie. Pedicello, balla balla, cati sono, la chitarra cati sono, malongino, pedicello, malandrino. Pedicello, balla balla, moti cianco, cunna, pialla, moti, picchia, qua è... se mi scasse le malore. Signore! E non l'avete usato questo? Non vi non preoccupate, adesso è aggiustato, signore. Ah, quindi ha risolto il problema? Ah, dici, dica no, signore. No, ma c'è su bravi, grazie, grazie mille, grazie. Signora mia, dovere e potere. Nunziata Ibrahimovic vi saluta e vi augura che aviti una cacarella per tutta la giornata. E attorno! E io che devo rispondere? Buona sorte. Infatti, sì. Me. Signora, grazie, non vi preoccupate, l'armadio adesso una bomba, grazie, non vi dovete preoccupare. Grazie. Non siate Ibrahimovic, per servirla. Ma c'è bravo sto Cristiano, ma c'è belli auguri che faccio poi. Me, me pare che moi, moi sì, moi sì. Ma signora, che io devo lavorare. Annaggia! Oddio, sembrava una catastrofe. Avete detto catastrofe, signora? Un'apocalisse. Un'apocalisse, no, catastrofe o apocalisse, perché ha soluzione diversa. Ah, devo scegliere? Eh sì. Catastrofe allora. Catastrofe. Un attimo che chiamo l'operatore. Sì. Mamma mia, qua guarda. Allo? Nunziata Ibrahimovic. Uè, Nunziatino, sì. Vediamo qua. Annunziata, come sta? No, sì, si monta solo, vi? Annunziatina, sì, come sta? Mm. Annunziatello, sì. Ma Annunziatina con Annunziatello, poi si sposarono. Vabbè. E no, ah, fecero pure un figlio, un Annunziatino. E senti una cosa, Annunziatino con Annunziatello Annunziato, no? Poi sentirono, ah, sì, sì, con Annunziato, vabbè. Va bene, va bene, no, è chi sta lavorando, no, no, mi sta io divertendo, no, vabbè, vabbè. Ciao, non siate, non ti vediamo, addentro il culo. C'è, allora, belli, signora, c'è belli nomi che teniti, no? Tutti in diversi. Sì, in Svezia, sì. Sì. Signora, un problema qua non è all'esterno, un problema è all'interno. Ah. Adesso facciamo una cosa, sì, io entro dentro l'armadio, così quando passa oceano vedo il problema dall'interno. Ah, guarda, ma che intelligenza, guarda. Prego, prego, allora, vada pure. Io senta, vai. Nel frattempo faccio un caffè? No, signora mia, noi in Svezia non beviamo mai caffè. E che cosa bevete? Sciroppo di peperoncino di Tropea. Ma quello non lo tengo. Non mi avete preoccupare, mi feci il 2 litri stamattina. Oh, la bomba! Va bene, prego, signora, allora, prego. Ah, io? Sì. Ah, che bell'armadio, guarda, vedeste, ma li facciamo proprio bene, minchia, ma li facciamo proprio belli. Allora. Minchia, minchia. Oh, no, no, no. C'è bisogno di giusto sto armadio per me. Allora. Ehi, tu sta bene? E tu barra? E fanno, lo barra? No, ne, ma mi sono pallino della radio, no, ci non lo monto, oh, non c'è mai, da non c'è. Buone, non faccio niente, lunedì, no, lunedì, no, allora. No, no, non monto, ne, no, ne, ma, altra, ma non c'è no, bisogno, no, da no, dove? Ma che voglio con lo mostro, ne, ma qua, amico, prendere l'antagurli e incastrare dentro foro chierri. E sovrapponita dentro la base, sopra la base di una gnagnara. Chi è? Dimmi chi è? Stai calmo! Amposta Silvia chi è? No! Lo tenevi cocciato, lo tenevi dentro l'armadio! Stai calmo, non è come pensi! Io ti spiego, anzi, non ti spiego io! Faccio te spiega io, se non mi non mi credi! Allora, per favore! Spiegami! Un siato? Spiegami! Digli se senti, dai! Scusate, ma ho copri più mildi che avete cazzato? Sì! Beh, mi piace! Dimmi, ci senti? Con sogno eo? Sì. Mo senti. Dai. Dunque, sono l'amante della tua signora. Hai visto? Hai visto? Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Non si può rompere, non si può rompere. Dimmi la verità.
Dimmi la verità. Dimmi la verità. Qual è sta verità? Dimmi. Se io ti dico che aspettavo l'uccello per Reggio Calabria, tu mi credi? No. E allora sono l'amante della tua signora. Grazie signore, grazie che mi ci sciuto croci. Ai ai ai, però se mi davi meno fatica, guarda, io ti ringraziava meglio, eh. E poi grazie pure per tuo marito che mi hai dato, che se non me l'hai ridato non te l'ha detto niente, però me l'ha dato e me lo tengo. Ci tieni in mente con gli succeda qualche cosa? Anni gli succeda a moca, sono giovane, non sai, così... E poi, signore, Dio che ha portato la croce, aiutami con porto da me. Sto dolore di capo che non mi passa, non me lascia stare. Te lo giuro che mi aggio sposata. Come ha giudito? Sì, no, mi ha ziccato giù dolore, 30 anni di dolore, non mi passa mai. Mamma, c'è voglia amore, certi momenti poi. No, 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 torna, torna. Mamma, c'è forte, sta aumenta. Mamma mia. Mamma che dolore, mamma. Ah. Metto la capo a Issa sempre. La capo sta già dolendo. Vieni, zitto, zitto, sai, zitto, non contare, che pure la voce tua mi dà fastidio, ma... mi dà fastidio, zitto. Io non capisco come era te dolore sta capo a te. Come, perché? È una cosa con te dolore, non che la dei. C'è follia con te senti io come mi sento io. No, 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 ognuno ha croce sua, non ti preoccupare. Pecce, la tua qual è te? Sto con te. Guarda, guarda, qualche giorno te lasso e te ne vai. Pezzo. Carne, te ne vai. Ai, cisto, cisto, che sta a me dole, sai? Lasciami stare, rispondi al tuo telefono, mi dà fastidio. Ai, ai. Pronto, ehi Maria. Maria. Ciao Maria, dimmi, sta vedendo la capo, sì, ho dolore solo da capo, sì. Maria. Ah, sì? Moi? Maria. Non lo dico, no? Grazie per lo pensieri che ti noto, Maria, sai? Maria. Ciao Maria, ciao. Maria. Ciao Maria, ciao. Maria, amici, era? A Maria. Ah. Maria, vergine. No, guida, larga, larga. C'è bulia. Dice che c'è un dottore che è arrivato muore, un dottore nuovo. Ehi, non mi parlare di dottore, è manco le medicine, le ho provati tutti. Ma perché non nascire, scusa? Oh, fammi perché... sta prova, no? Questa è la croce mia, per tutta la vita me la tengo, lo faccio già. Ma fammi la prova, manni. Medicine, cremo. Manni muori, a partire tempo perché? Mozzicca partita, te vengono fuori. Ci ha detto? No, se no ti trovi pentita se non vai, no? Ma di me. Sì, va bene, wow. Solo perché non ce la faccio più, ah, eh. Non resisto sì, proprio. Te, allora, ciao, che te porto e poi me ne vengo a casa fuggendo, me. Ma c'è sì premuroso, ci pare proprio che poi me ne mandi da casa, eh? Io, ma ci dici meno, ciao, però dica te. Ma è chiaro, guardalo. Ah, ne chiamo, a me dole la gamba, me dole. Boh. Ultimo giorno prima di andare in ferie, speriamo che non sia una giornata impegnativa, perché veramente dopo un anno ho bisogno di staccare. Boh, vediamo che abbiamo oggi. Signorina, ha cambiato la suoneria dell'interfono? Ah no, ah c'è una signora, una paziente di là. Ah. Si chiama straniera. Vabbè, la faccio passare. Sì, sì, sono nello studio. Dottore, prego avanti. Dottore. Buongiorno signora. Ma c'è buongiorno, Adama, mi viene con moro, dottore. No, su via, bisogna essere ottimisti nella vita, si accomodi, si accomodi. Mamma mia, dottore mio, lei mi deve aiutare, la mia ultima speranza. Sono qui per questo, signora. Io non ce la faccio più, guarda. Non ce la faccio più, questo mal di testa. Mal di da 30 anni che tengo mal di testa. Da 30 Ho provato tutte le medicine.
medicine, sono sì. andata a tutti i dottori, non funziona niente. Da 30 anni, forte, ma forte poi. Guarda, dottore, mi prendono come delle lanzate che mi percotono tutta proprio. Mi percotono, guarda, una cosa, soprattutto mi sono accorta, quando piove questo succede, sai? Sì, quando piove più forte, poi quando scampa poco poco di meno. La verità. E quando un zizzica poi una cosa proprio, guarda, tam tam tam, pare che le gocce mi cadono su, proprio, ta 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 ta, ce la faccio, dottore, per favore, tocca a me, aiuti, perché guarda, non ce la faccio più, e ti ho raccontato il fatto, ecco. Signorina, un traduttore simultaneo, per cortesia, sì. Ah, non ce l'abbiamo, vabbè, vabbè, faccio io. Vabbè, signora, quindi lei asserisce di avere questo dolore di testa da 30 anni a questa parte? Forte, forte. E quindi queste lanzate che la percotono tutta. E questo accade spesso quando piove. Quando un scampa invece niente, un po' di meno. Quando un siddica. Insomma. Vabbè, signora, le dico subito una cosa, lei è capitata nel posto giusto. Speriamo, perché non ce la faccio più. Anche perché, signora, io curo senza medicinali. È vero? No, finalmente, dimmi, dottore, sono curiosa, moi. Guardi, signora, questa è una nuova cura sperimentale, provata su un campione di 4.000 pazienti e ha funzionato al 100%. Bene, mi dica. Guardi, la cosa è molto semplice, anzi, più semplice di quanto lei crede. Sì. Lei mi va da casa, si rilassi, prende i suoi indici, li appone sulle tempie, li fa roteare energicamente e poi mi dice a voce alta 4-5 volte: non mi duole la testa. E il dolore sparisce. Dottore, per culo stavi pigli. No, signora, a lei le fa male la testa, non il culo, No, che a me mi dolete vero, sai? Non scherzare sulle disgrazie di Addi! No, questo! Senta, signora, ma a lei le sembra che io sia qui per prendere in giro delle persone? Cioè, cosa le sembra, un ciarlatano? E che ne so io? Mi dice che devo fare così e poi mi passa! Signora, questa è una nuova cura sperimentale, come le ho già detto, ha funzionato al 100%. Lei non deve far altro che andare a casa, rilassarsi, prendere i suoi indici, apporli sulle tempie, farli roteare energicamente e poi ripetere ad alta voce per 4-5 volte: non mi duole la testa. E il dolore passerà in via definitiva. Allora io faccio questa cosa, dottore, e poi le faccio sapere, Signora. Io vado a casa e la provo. Poi vi dico che è successo. Vabbè, mi voglio fidare. È stato un piacere. Vabbè. Torni a trovarmi. E qua le devo qualcosa? No, a me no, signora. No, c'è bravo sto dottore, visto? Alla mia segretaria, 250 euro, grazie. Carne. Hai più faticare con le dici di me, ha capito? Va bene, me. E niente. Speriamo che funzioni. Signora, io vado a casa. Funzionerà. Va bene, prego. Arrivederci. Vada. Speriamo che funziona, è vero, se no medicine faccio di spendere i soldi. Questi pazienti purtroppo vanno seguiti, vanno incoraggiati, ma non si fidano. Beh, io avrei finito. Signorina, sì, siamo in ferie. Chiuda lo studio. Buone ferie. Mamma, non ce la faccio proprio. Mena con prova. Tocca a prova, dito come sento, come rilasso. Mi rilasso. Non me tole la capo. Non mi dole la capo. No, funziona. Tieni ragione tu, Cristiano. Mamma, la statua la giù fare, tu dottore, mamma, c'è bravo. Oddio, che bello. Giovanni, vieni. Gigi. Io sono contenta, sono felice. Il dottore ha fatto mi passare il dolore di capo. Ha visto, hai ragione, Maria, allora. Sì. Me ne va una che sta tirando una punizione. Dove vai?
tu vai, ma capisci, capisci che questo è un miracolo, insomma. Ma ci segna pure un miracolo. Fammi cubao, per favore. Mamma, sei un insensibile. Un cafone sei, un cafone. Ma perché cazzo ti ha giù sposato? Io non saccio. C'è festa che era, c'è festa che era. Lo saccio, ma io danno che è innamorato. Non me ne ha già accorto che è di festa. Disgraziato. Io ti odio, ti odio! Come ti dico una cosa bella di me e ti te ne futti così? Ma non c'è. Me pensi proprio, non c'è, ci attacciamo primo tempo! Mamma, mamma! Disgraziato! Sei un insensibile da giudizio, Luca Vole, ti odio veramente, ti non mi pensi perché non mi ami più. Non è vero, non è vero. Sì. Che non temo, non è vero che sì. Non temo. Non ti accorgi di niente più di me. Ma... Non ti interessa più niente di me, non ti accorto manco che ieri mi ha già tagliato i capiti di un millimetro e mezzo. Perché tu non mi pensi, perché tu pensi ad altro. Pensi tu ad altre cose. Cigè, dimmi. Cigè. Chi è sta me domandi a mia Cigè? Chi è teni lo coraggio come chiedi a mia Cigè? Chi è sta me domandi a mia Cigè? Vai Simo, ti non tu cerco a te, chi è tu cercare? Cigè, Cigè, non me pensi, non me pensi più! Sì, chi è non me vuoi più! Ti pensi solo alla fatica, sempre alla fatica, solo alla fatica, sta bella fatica, sta tornando alla fatica, a gestire la fatica, sempre la fatica! Ma se ti è oggi! C'è voglio io, c'è voglio io, ripeti! C'è voglio io! T'ha già chiesto magnezzi io ti è! C'è t'ha già chiesto in fondo, una casa a mare, una casa allo paese, nuovo volume con cattu, le cose che ho fatto la spesa e una carta di credito senza limiti e basta! Ecco a me! Ci vuole, oi tutte queste cose, uno con fatica, uno fa i soldi, non campagna! E qua ti sbagli, a qua ti sbagli! Perché non si compra tutto con i soldi nella vita! Le cose che hai nominate prima tutte, pare pare! I soldi, i soldi! Che se ne face una femmina dei soldi, c'è sunto i soldi, non sono niente! Ma quando una femmina le ha dato 1000 euro, in c'ha mensura la spisi già! Ma sono finiti! Che sono sti soldi? E ci vuoi allora? C'è voglio, c'è voglio, sì. C'è voglio! Io voglio amore, amore! Ecco. In che senso? In tutti i sensi, soprattutto a quello. Che c'entra? Ma ti questo dolore del capo che hai tenuto sempre, dopo tanti anni ne muore raffreddati. No, no, ti non stai raffreddato, ti sei morto proprio, fritto, fritto, sei morto dentro e fuori, soprattutto al centro. Guarda che giunca ha tenuto dolore del capo fino a mori, chi è stata, sei? E come passato? Il dottore ha risolto tutti i problemi miei, va bene? Problemi tuoi, ma non i miei. E ci lo sapeva, non risolve pure i tuoi. E ci tengo io? Non c'è vero? Non tengo un altro problema io, ma che problema tengo io? A mia capo non mi dole, va buono? Guidate su, ma guidate su, sta. Io non capisco perché ti di tante stronzate. Ho fatto capisci te, no? Quando parli. Cancia discorso, sai? Ma ci vanno a da capo. Perché devi negare l'evidenza? Perché non ammetti che hai un problema? Qual è il problema? Guido! 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 Ma guarda picca picca, guarda. Tocca vai al dottore! Ma vanne, c'è te gusta! Che faccio da volta, dottore, io? Ma ti vai! Ormai tanto, susciuta io! Vanne pure te, no? Non ci vado! Vai, pure per così, o ti dice qualche cosa! Ma perché ci sono dottore? No. Non ci vado, dottore! Donne, guarda, guarda! Vanne, lo dottore, dai! Lasciami stare perché io non ho voce, dai, 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 per favore, dai, 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 pena! Mamma mia, lasciami stare! Ci ho detto, come fai al dottore? Ci ho detto, come fai al dottore? Guarda! Guarda! Basta! Basta! Sì, sì, vado! Vado al dottore! Se no la capo mia, facciamo scoppia! Ha visto? Ha visto da quando vuoi mi contenti? Ma non te pensare ci cosa però, Va bene, ti prova, non ti gusta niente, vanno, dai! A c'è via sta! Via risorgimento! Vai! Aria, ti respiro ancora assai nell'aria. Ci siamo solo noi, mamma, che mi sento leggera. Te quando non mi tolgo più la capo, c'è stavo bella, c'è stavo bella, stavo... Ah...
Però sono passate due ore ancora qui torno, qui giù. Ci sape ci sta facendo. Ci sape c'è movimento la data che faccio il dottore, ah? Sono proprio curiosa, eh? Era buono li risolvere. È vero, ha giù castato, a santo lo faceva a me. Il dottore si risolve, ma intanto ha risolto il mio. Io poi. Ciao. Beh, dimmi, dai, sei stato il dottore? Sì. Beh, che ti ha detto? Stavo allo bagno un attimo. Vabbè, e pigliamola per l'amore di Dio. Purtroppo, me la giù tenere così. Mi sa che manco io la dato una cura. Ehi, ciao. E dico, si sta su, dico, io, ciao. Mamma mia, maledetti zinzali. No, non mi ha giocato a niente, no, non zinzale, non ti preoccupare, no, no, non mi faccio tanto male. Mamma mia, c'è sta me brute. Pura mia. Aggiunti su buono? Sì, ne. Tante brute? Sì, ne. È vero? Sì. È vero, stai preso? Asciamo, vedo bene. Sì. No. Sì. No. Vado in bagno un attimo, Oh. Guarda, non mi pensava, non mi pensavo che sono così felice. Ci sono contento. Ehi, ciao. Guida, sempre mamma salutata. Ciao. Ah, mannaggia, siamo arrivati. Mamma, che animale che è diventato, vedo mio, vedi? La bambina bagna. E manco un bacio, una sigaretta, una... due chiacchiere. Ma c'è sta c'è? Ehi, ciao! Cazzo sono uscite tutte senza le mani, eh? Ma stia chi non stia? No. Peggio! In che ne vado a uscire? Vieni, Peggio, vieni! Sotto maglio! Basta, sai? Mamma mia! Ai, ai!
Oh, stavo buona per nanno. Ah, ah, meglio, mio dammi un bello. Io non ho capito che cazzo faccio in giusto bello. A giuspiare. Non è moglierma, non è moglierma, non è moglierma, non è moglierma. Disgraziato, mi tradisci di Guanteviejo. Due giovani incrociano il loro destino ed è subito amore. Da quell'istante inizierà la storia d'amore più conosciuta al mondo, quella tra Pepa e Tristan. Ancora cadi. Ciao. Ciao. Ci possiamo conoscere? Sì. Piacere. Io sono Pepa. Pepa Pig? Buone, Pepa Ghirre. Ah, Ghirre. Preferivo la maiala. Beh, io vado alla casa che mi aspetta mia cugina Candela, sai? Candela. Candela, che cazzo di nome? E frato, sai come si chiama? Posparo? Perché mo? Vabbè, ma tu chi sei? A chi appartieni? Io sono Tristan, figlio di donna Francisca, madrina di Bosco. Bosco? Bosco? E carne e pesce di capire la Candela? E frato, come si chiama? Pino? Vabbè, comunque io adesso devo andare, che è da stamattina che non prendo rigetto. Oh, che c'ho un sacco di robe che vogliono essere stirate. Ah, io pure, eh? Mm. Io pure fra un po' dico scapoliamo, sì, sì, sì. Juan, raccogli i ferri che ce ne andiamo a casa. Domani ci possiamo vedere? Va bene. Sempre la stessa ora? Sempre la stessa ora, va bene. Mamma mia, c'è bello. E bravo Guru. Beh, ciao, sai. E Pepa? Sì. Mo che te ne vai alla casa, no? Eh? Non camminare a mezzo alla strada. No. Sali sul marciapiede. Ma i siepi ruotano. Oh, ma c'è quanto bello. Oh, ma voglio una murata, mi sta. Beh, ciao, sai? Ciao. Che cazzo di puntata stavo qui. Ormai i giovani sono l'uno dell'altra. Niente e nessuno al mondo li potrà separare. Tristan. La tazza, madre. Vieni alla tua mamma. Madre. Dimmi, Tristan. Madre, cosa te la trista? Sì, madre, io... Hai fame? No, madre, no. Tristan, tu lo vuoi un coppino di pasta? Appunti lo stomaco. No, ne mamma, senti, mamma, io sono afflitto. Tristan. Io, madre... Cose che tanto te la trista? Sì, madre. Tristan, io te vedo. Sì, lo te vedo avvilito, sì, abbacchiato, d'altro, madre. Rintronato, sì, madre, rincoglionito. Sì, madre, non te ne vedi.
sì. Usce sera, mostra un buono. Ecco, vediamo. Non fai un conto. Vieni a chi, Tristan, parla alla tua mamma. Sì. Già te scorgo tu es infelice. Tu no es ridente come una vuelta. Lo dimmi so, cosa ti è successo. Madre, io sì. sono innamorato, madre. Ah, Tristan, del Frisco Los Muertos. E di chi sei innamorato? Madre, io sono innamorato di Peppa. Peppa Pig? Forna. No, no, Aguirre. Aguirre. Peppa Aguirre. Peppa Aguirre, ma tu lo sai che quella è su... Tu es un nobiluomo, quella es una passeggiatrice, una descatrice, una meretrice. No, madre, una levatrice. Meretrice, come vuoi dire, ma sempre una zoccola rimane qui. Ma va bene, ma non è sinonimo. Non è sinonimo, me, come vuoi la chiamare io, zoccola, basta. E madre, senti, io non ti permetto, dai, come vedere sei tu. Come tu non mi permetti? Io non mi ho mai intesa, Puente Viejo. Tu non mi puoi dire niente a me. Sì. Madre, non dichiarare il falso, sai? Che di cabbi non muori, ma capiti. Chi era quell'uomo che appena sono arrivato ieri ti è sfuggito da sotto la gonna, Quello era El Maniscalco. Ma non abbiamo cavalli noi, madre. Quello era... è il giardiniero. Ma non abbiamo giardini, madre, noi. Quello... Diciamo, beh. Quello era l'idraulico. Sì, ma non... non dire che non teniamo rubinetti a casa. Va bene. Io vado, madre. Guarda, vanne. Vanne de quannante un notte vicino. Che se me... Guarda, se messa la scarpa. Guarda, se capi rapi. Madre, vai, non ti prendere vai, veleno, Tristan, sai? Non tornare fino a che non rensavisi. Ah? Fino a che non cancidia, ah. Se non ti arriva la scarpa, lo zoppo. Devo far qualcosa. Qui devo far qualcosa, donna Francisca deve pensare, deve far. Non riescono a star lontani l'uno dall'altra e i loro incontri clandestini si fanno sempre più frequenti. Peppa. Tristan. Sì. Tristan. Sì. Juan. Sì. Ha detto a Dolores. Sì. Che l'ho riferito a Emilia, sì. Che l'ho spifferato ad Olmo, sì. Che lo ha detto a Sebastian, sì. Che tu volevi vedermi. Sì, Peppa. Ah. Ecco perché l'ho detto a Emilia, che l'ha riferito a Dolores, che l'ha detto a Juan, che l'ha detto a Sebastian, che l'ha detto a Emilia, sì. Che l'ha detto a te. E che cosa volevi? Ci si ricorda che l'ho detto. Ah, sì! Peppa, andiamo a berci una birra? Tutto aquí in un paese? Sì, sì, Tristan, molto volentieri. Sì, andiamo. Sì, andiamo. Ma prima, dimmi, Carlos Castro è davvero figlio di Salvador Castro? Vabbè, ma non ti fissare. E tu, Tristan, sei figlio di Carlos o di Raimondo? Non sono importante. E c'è forse qualche parentela tra me e Dolmo? E non è questo. E dunque, che... quindi. Una birra, una birra! Potevo uscire? Sì, mamma mia, che nervoso! Sì, ne andiamo a bere, che ne domanda ho fatto? Madonna mia! Andiamone! Andiamo! Io Ceres! A mia Ceres! Ciao! Dopo aver bevuto, i due si appartano nel fienile. Dalla passione. Tristan, sì. È stato bellissimo. Sì, è stato bellissimo, Peppa. Quante volte l'abbiamo fatto? Quante volte, mo? Quante volte? Quante volte? Quante volte? Tu sai contare, Peppa? No. E allora 10, quasi 11. 11? E pari a una. Urca!
Tristan. Aspetta. Voltati, che sei meglio da dietro. Tristan. Sì. Che cosa avresti voluto? Che cosa avresti voluto dire dopo? Qua, come? Dopo che abbiamo giaciuto, che cosa avresti voluto? Anche tu, come me, avresti voluto sprofondare nella riconciliante quiete statica come giusto proseguimento della nostra ingente bramosia. Dopo che l'abbiamo fatto, anche tu, come me, avresti voluto sprofondare nella riconciliante quiete statica come giusto proseguimento della nostra ingente bramosia. Bramo? Dopo che l'abbiamo fatto, ci hai voluto! Io una sigaretta, certo! No! No! Ha rovinato tutta la poesia! Madonna però! C'è sì fiaco! Dammelo! Scemo! Lei può essere sincero a state le novena! La sincerità non ripaga mai! Mai! Ma guarda picca picca, vai! Ma quale puntata sta? Pepa va a confessare i suoi segreti a Don Anselmo, il parroco di Puente Viejo. Padre! Padre! Pepa! Qual bol vento? Qual bol vento? Qual bol... come cazzo vuol dire? Qual bo, bol vento ti porta a Pionte, Pionte Vegio, Pionte, come qua, Pionte, Pepa ci vuoi? Padre, padre, io devo confessarmi, io voglio sposare Tristan, il figlio di Donna Francisca, ma lei non vuole. Io non voglio, per me può fare quello che vuole, comunque. No, padre. Donna Francisca non vuole che sposi il figlio, padre. Ma devi sposare il figlio o il padre? Il figlio, padre, è lei! Io, padre, ma è bella bella, cosa faccio, Luca Pazzo? Padre, padre, io devo confessarmi assolutamente. Lei mi deve confessare, perché io ho commesso uno dei 7 peccati capitali. Ah, sì? E quale? Superbia? No, no. Avarizia? No. Gola? No, ne. Ira? Accidia? No, ne. Qual è? Indivia? Indivia? Indivia insalata, padre? Hai peccato con l'insalata? Ho peccato con la carne! Ah, ma buono, però l'insalata come contorno ci taglia. Padre! Padre! Perdonatemi! Io ho fornicato! Ci ha fatto? Ho fornicato. Fornicato? Sì. Aspetta. Oh, cos'è, padre? Il libro delle penitenze? No, più o meno, sì, un attimo. Allora, aspetta, F qua. FF. Fornitore. Forno. Fornello. Ah, è fornicare. Con questo vai subito all'inferno. Oddio, dite padre! Eh sì! È così grave! E con chi hai fornicato, maialina? Alla du Peppa Pig! Con Tristan! Con Tristan! Con Tristan! Sì! E questo è ancora più grave allora! Perché padre? Perché Tristan è tuo fratello! No! No! Non me ne va buona una! Ora la devo fare! Mannaggia! Pepa ha scoperto una sconvolgente verità e corre a rivelarla a Tristan. Tristan! Pepa! Ho scoperto una cosa terribile. Che cosa? Noi due siamo parenti. No.
sei forse mia nonna? One. Mia zia? One. Mia mamma? Oh, ehi! Sono tua sorella. Maggiore, vero? Ma ci pensi? Ci pensi? Noi abbiamo fatto l'amore e siamo consanguinei. Mamma mia, non stare così, Peppa. Non appendere il muso, mo. Ti prego solo di una cosa. Sì. Non dirlo a nessuno. No, rimarrà tutto in famiglia. Annaggia, mi coglione uno! Annaggia, tu sei un mamma! Oh, mamma, che figura giù fatta. Ma qui sta colpa l'oma, però. Laccio, guarda destro, a quale puntata sta? Ti sei stata perfida, eh? Dimmi la verità. Hai visto Triste e Peppa che sta 16 minuti incazzati? Ci dice che è successo, eh? Un tiro, laggio, sei capace e mi rispugni. Maria, guarda qui. Eccola! Eccola! Ah. Donna Francesca! Francesca! Sei una vipera! Una vipera! E anche se sei mia madre, sei sempre mia madre! La spicciati, ma la spicciati, belli miei! Qua se lamentava io tutte ste cose, avete mo che la spicciata sta di novella! Guarda lì, Peppone e Don Camillo, guarda lì! Se non è che ci può dici! Come ci può dici? Testa giù pari, disegnini a tier! Bello mio, se qua non piglio uomo, lo sposo con Dolores, piglio Dolores, li scordo, lo razzo, glielo vinto a Tristan, poi piglio Tristan, faccio rivenga una cagarella, lamento con... ma c'è sapivo, io non dormo la notte, non dormo. E se volete infaticare 50 euro per uno, belle mie. Mettiamo in chiaro le cose. Caspita. Non siamo fratelli. Ma quale fratelli? Ma se manco perché non uscivo, allora Tristan! Possiamo sposarci? Sì! Andiamo! Belle Sebastiene. Mo, da il segreto diventa lo sputtanamente, hai capito? Cioè, fammi capire una cosa. E dalli questo. Quindi tu, ma cos'è che non usci che non sono tu adesso? No, ne. Ha già fatto io, fanno finta che si sposa. Poi alla quindicesima puntata morte, poi resuscitano, capito? Poi ti diventi Tristan e Pina diventa Dolores. Vabbè, ma io una cosa. Io Dolores se lo mi sì, una cosa io sto facendo. Non c'è voi. Quindi io non so prete. Ti al limite le pecore può guardare, guarda. Vabbè, non mi interessa, cosa devo fare? Ma. Quindi io e Tia, eventualmente, dico, potremmo fornicare? Maniscalco, ti piace, no? Vamos, hombre! Vamos! Sono da Ponte Vie, c'è te! Vai, vai! Signore! Signori! Grazie! Don Anselmo, Roberto Lovito! Donna Francesca, Sergio Landuccio! Peppa, Sabina Blasi! Ci siamo anche improvvisati, ecco, per fare questa parodia del segreto che non conoscevamo, ma adesso abbiamo conosciuto. Bene, ringraziamo Tommaso Greco, che lo chiamiamo qui sul palco, dov'è? Dai, Tommaso! The Voice, dov'è? Non c'è? L'ha giunto con Dolores. Tommaso! Bene, e ringraziamo tantissimo il comitato Festa che ci ha fatti venire di nuovo qui a Spiecchia. Noi vi adoriamo, e non è una cosa che dico così, è vero, vi adoriamo, perché Spiecchia ci cioè, buonasera a tutti, buonasera di tutto, salutiamo.
questa da un omaggio coronale alla signora. Oh, grazie, grazie, gentilissimi. Grazie. Grazie mille. Grazie. È una targa ricordo. Grazie. Dispeggia. Bene, grazie. Comitato Festa Madonna del Passo 2016, un ringraziamento sincero al gruppo di cabaret Malfattori. Specchia 9, 10, 11, 13. È un applauso. Grazie. Grazie. Grazie veramente. Grazie, grazie. Grazie. Il nostro fonico Cuna Jonathan, che serve lì. Grazie mille. E il nostro indispensabile aiuto scenografia Piero Carlino, eccolo qua. Grazie. Tutti i nostri prossimi appuntamenti sono sulla pagina di Facebook per chi volesse venire. Ringraziamo anche i scenografi Marco Vigna e Federica Greco.